Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro nasce nel 1965 per iniziativa di alcuni ricercatori dell'Istituto dei Tumori di Milano, tra cui Umberto Veronesi e Giuseppe Della Porta, e dalle sue origini il suo obiettivo è stato sempre solo uno, cioè rendere il cancro sempre più curabile. E abbiamo fatto questo fondamentalmente attraverso due strade. La prima è finanziando con continuità la migliore ricerca oncologica in Italia. Considerate che AIRC, insieme a FIRC, che leggete in questa slide, è l'ente costituito da AIRC con il fine di acquisire lasciti testamentari piuttosto comunque importanti. AIRC e FIRC insieme, vi dicevo, nel 2019 considerate che hanno destinato al finanziamento alla ricerca oltre 117 milioni di euro, quindi una cifra veramente importante. La seconda strada con cui AIRC ha cercato di rendere il cancro sempre più curabile è facendo corretta informazione scientifica e diffondendo la cultura della prevenzione. AIRC appunto comunica in modo corretto il fare scienza e nel tempo ha cercato di fare divulgazione scientifica anche verso tutte quelle persone che non sono quelli addetti ai lavori, quindi comunicando anche con parole comunque divulgative semplici da comprendere su differenti canali, quindi lo ha fatto sui social, sui siti, attraverso il suo house organ, attraverso il progetto Scuole, per esempio, che è attivo oramai da alcuni anni, tramite festival scientifici, questo è un aspetto abbastanza recente, in TV, sulla radio, in generale sul web. E in tutti questi progetti di divulgazione scientifica si colloca anche AIRC Campus, che è appunto l'attività rivolta agli universitari, è proprio dedicata a voi e è rappresentato, diciamo, da una serie di lezioni, soprattutto su tematiche collegate all'attività della fondazione, però anche inerenti alle materie di studio che affrontate tutti i giorni. Partecipano, come nel caso appunto di Anna Bagnato, dei relatori con delle competenze specifiche acquisite grazie alla loro esperienza sul campo, alla loro professione, e quindi portano agli studenti la propria conoscenza al di là di quello che possono trovare sui libri, quindi al di là della teoria, portando esempi concreti. Fate conto che il progetto esiste da circa 4 anni, è nato proprio a Padova. E poi abbiamo esteso a diversi atenei in Italia. In questo momento siamo attivi all'Università degli Studi di Ferrara, alla Federico II di Napoli e all'Università degli Studi di Pavia. Siamo stati anche a Sapienza e all'Università degli Studi di Palermo lo scorso anno. Speriamo chiaramente di acquisire anche altri atenei e farci conoscere da tanti studenti, insomma. Sicuramente fare divulgazione scientifica è per noi molto importante, però lo è altrettanto acquisire nuovi volontari. Qua ci sono delle cifre che vi danno l'idea di tutta le persone, la forza AIRC. Possiamo contare sull'aiuto di 20.000 volontari, che sono veramente tanti, e rispetto ad altre realtà siamo molto fortunati, però non bastano mai e soprattutto iniziano ad avere una certa età. Quindi quello che vorremmo fare noi e quello che vi invito è pensarci di diventare volontari AIRC. Vi dico che non è assolutamente impegnativo perché si può fare anche per un pomeriggio in un anno intero, in base alla vostra disponibilità. Non serve una formazione particolare, basta soltanto avere voglia di fare e avere insomma buona volontà. Ci sono dei comitati regionali di riferimento su tutto il territorio nazionale che coordinano proprio le iniziative di raccolta fondi a livello locale. E poi ci sono chiaramente tutte le campagne nazionali di raccolta fondi. In questo periodo, per il periodo di novembre, c'è stato i cioccolatini della ricerca, che sono stati in realtà soprattutto distribuiti attraverso gli acquisti online, quindi soprattutto attraverso Amazon. A gennaio ci saranno le arance della salute, che sicuramente avrete visto nei banchetti d'Italia, insomma nelle varie piazze italiane, sulla distribuzione delle arance per la raccolta fondi. E
E così via. Ci sono altre iniziative durante tutto il periodo. Qui si vede appunto la raccolta fondi con le azalee durante il periodo della festa della mamma. In concreto, che cosa potete fare voi? Potete appunto dare la vostra disponibilità per attività come queste, insomma, indicate in slide, per esempio appunto dando supporto per le iniziative di piazza oppure diventando supporter sui vostri canali social. Aprendo una vostra pagina di raccolta fondi per AIRC su retedeldono.it, legandola magari a un evento sportivo o celebrativo al quale parteciperete. Ci sono varie opzioni. In primis, però, diciamo, il primo passaggio è quello di lasciare i propri dati su un form a questa pagina che vi indico, cioè generazioneairc.it, senza impegno, e si viene ricontattati da una collega che diciamo, prende nota delle vostre preferenze, delle vostre disponibilità e poi dà seguito a delle attività di raccolta fondi su cui potete spendervi. Vi segnalo soltanto il riferimento per il vostro comitato regionale che fa capo al Veneto e al Trentino Alto Adige, si trova a Verona, a cui si può chiedere informazioni su quello che organizzano localmente. E chiudo questa breve cornice di introduzione segnalandovi soltanto che alla fine della lezione vi lascerò in chat un link per compilare un questionario, soprattutto per avere magari da voi qualche suggerimento su come coinvolgere i ragazzi universitari su le attività della fondazione, farci conoscere e cercare di coinvolgerli sempre più sulla missione di AIRC. Quindi io interrompo la condivisione, vi ringrazio e passo a questo punto la parola ad Anna Bagnato. Grazie. Grazie Alice, scusatemi se mi intrometto, ti rubo Prego. solo 2 secondi Anna, poi ti passo la parola, giusto per introdurti un istante. Bene, eccoci qui. Grazie Alice, spero che in molti di voi raccolgano l'offerta e la proposta di reclutamento che Alice ha fatto per AIRC, che è una bella attività, io stesso vi dico, ho cominciato a farla quando ero studente di medicina, quindi parliamo di un altro millennio sicuramente, la seconda guerra punica era appena finita, e ho cominciato anch'io a fare il volontario scaricando cassette di arance, eccetera. È una cosa molto utile, ma è anche un'occasione per socializzare con altri studenti, con i ricercatori, con la popolazione che è sempre così molto ansiosa di sapere le ultime novità, gli ultimi risultati della ricerca scientifica. Quindi fatelo, accorrete numerosi. Se Bene, posso aggiungere, se posso aggiungere qualcosa, in un paese come l'Italia che manca di un'agenzia nazionale sul cancro, AIRC è una realtà fondamentale proprio, permette che ci sia una ricerca di eccellenza con dei risultati di livello mondiale, tutto grazie appunto alla sua attività e all'attività dei volontari, quindi è molto molto importante. grazie. certo, ben detto, bravissimo Andrea, sono completamente d'accordo con questa osservazione. Bene, ciò detto, passerei la parola alla collega Bagnato e anche quest'anno per me è un vero piacere averla qui con noi. Anna Bagnato è capo dell'unità Preclinical Models and New Therapeutic Agents dell'Istituto Tumori Regina Elena, è un'esperta internazionalmente riconosciuta dei meccanismi alla base del processo di progressione tumorale, di metastatizzazione e di sviluppo della chemioresistenza in diversi sistemi tumorali, soprattutto nel sistema del carcinoma ovarico, che come sapete tuttora è una grossa sfida per la terapia, nel senso che molte pazienti, ahimè, non sono attualmente curabili. Il titolo della sua presentazione odierna lo vedete nella prima slide e con questo passo la parola alla collega. Prego, Anna. Grazie Vincenzo, grazie ad AIRC per questa opportunità. Vi parlerò appunto, come avete sentito un po', cerco di fare in generale dei meccanismi di invasione e metastasi, ma sono focalizzata e vi spiegherò perché da anni studiamo il carcinoma ovarico,
e quindi vi introduco un po' anche a livello epidemiologico quant'è l'incidenza di questo tumore, che in Italia appunto colpisce annualmente circa 5.200 donne. Nel mondo abbiamo cifre intorno a 300.000 e ahimè di queste ne muoiono 184.000, e quindi è una battaglia importante quella contro il carcinoma ovarico, che viene definito un killer silente, in quanto purtroppo i sintomi non sono specifici, quindi non ci sono dei campanelli d'allarme che ci possono far capire che c'è un sintomo e quindi da approfondire, ma ahimè i sintomi si manifestano quando la malattia è già in stato avanzato. Il fatto che venga diagnosticato quando è in fase avanzata porta ovviamente a un abbassamento della sopravvivenza dei pazienti con questo tumore, che è circa del 30%, e quindi nonostante che ci siano ovviamente degli ottimi risultati con l'approccio chirurgico e quello chemioterapico che a oggi si basa ancora sul trattamento con platino, il successo, il completo successo per sconfiggere questa neoplasia è limitato soprattutto perché appunto non abbiamo dei sistemi di screening e di diagnosi precoce. Ci sono vari tipi di tumore del carcinoma ovarico. Io vorrei parlarvi soprattutto di quello che rappresenta circa l'80% dei tumori ovarici, cioè il carcinoma ovarico sieroso ad alto grado, che è caratterizzato da un'alta frequenza di mutazione della proteina TP53. L'origine di questo tumore è ancora oggi combattuta perché proprio recentemente sono usciti dei lavori dove si pensa ci sia una origine mista, cioè deriva sia dalle cellule della fimbria ma anche dalla superficie, dall'epitelio che proprio della superficie ovarica. La caratteristica di queste cellule di carcinoma ovarico sieroso ad alto grado è di non avere in realtà molti geni mutati, a parte P53 e BRCA1 e BRCA2, che sono importanti soprattutto per i nuovi farmaci che sono entrati nel trattamento del carcinoma ovarico e sono appunto la classe dei PARP inibitori, che sono molto attivi nelle pazienti dove si è, presenta una mutazione di BRCA1 e BRCA2. Per il resto sono dei tumori che non sono caratterizzati da un alto mutational burden, e quindi quello che li caratterizza è che comunque sono altamente invasivi e formano metastasi. Allora, come normalmente avviene il processo di metastatizzazione? Dal tumore primario le cellule subiscono un processo di adattamento che, poi ve ne parlerò bene, si chiama epithelial to mesenchymal transition, cioè una transizione in cui le cellule assumono un fenotipo più mesenchimale, dove appunto si muovono le fibre di attina all'interno del citoscheletro e presentano delle protrusioni di cui vi parlerò, che sono appunto gli invadopodi, e avviano il processo di intravasation. All'interno quindi del corrente ematico poi si spostano queste cellule tumorali e tramite il processo opposto, cioè quello di extravasation, riescono a superare la barriera ematica e a localizzare le metastasi a distanza. Questo molto in generale. Ma che cosa succede in particolare nel carcinoma ovarico? Nel carcinoma ovarico dall'ovaio proprio c'è uno sfaldamento delle cellule di carcinoma che subiscono il processo di MT e aderiscono dentro il peritoneo. Quindi abbiamo uno sfaldamento che è una caratteristica proprio tipica, si forma a volte dell'ascite all'interno della cavità peritoneale e si formano questi aggregati che sono appunto queste cellule, aggregati cellulari, questi sferoidi che aderiscono alle cellule mesoteliali che rivestono il peritoneo e l'omento, e in seguito riescono anche a intravasare perché superano questa barriera con delle strutture, queste protusioni che vi dicevo ricche di actina, che sono chiamate invadopodi e permettono quindi di attraversare la barriera.
Noi sappiamo che i pazienti sono tra loro diversi, anche i tumori sono molto diversi tra loro e anche le metastasi sono diverse da loro, e quello che si è visto recentemente anche all'interno dello stesso paziente. Cioè, quello che si è visto è che c'è una eterogeneità delle metastasi, in particolare di carcinoma ovarico. Qui uso questo quadro che a me piace moltissimo di Kandinsky, giusto per introdurvi in maniera un po' semplice quello che vi spiegherò in maniera più dettagliata. Cioè, i tumori sono delle entità complesse che si trovano all'interno di un tessuto tumorale. In particolare, appunto, le cellule di carcinoma ovarico sono, come vi ho detto, caratterizzate da questo modello di disseminazione metastatica. E l'ambiente dell'ometto, dove spesso metastatizzano, è rivestito da uno strato di cellule mesoteliali e da una matrice di collagene. Dentro questa matrice di collagene si trovano fibroblasti, cellule endoteliali e cellule del sistema immune. Quindi queste cellule del sistema immune sono diverse l'una dall'altra, nel senso che proviamo a immaginare che questa è una massa tumorale e ogni quadrato che circonda questa massa tumorale è diverso, è di un colore diverso. Adesso, usando questo quadro, passiamo però a quello che è stato effettivamente una delle scoperte tra le più importanti nel carcinoma ovarico. Questa pubblicazione, che è stata fatta su Cell nel 2017, ha fatto vedere come effettivamente ci sono delle differenze tra le metastasi che si formano all'interno dello stesso paziente e, in dipendenza da come si trova il microambiente tumorale, in particolare la componente immunologica di questo microambiente, si in qualche modo deciderà il futuro di queste metastasi. Perché dove c'è, in generale si parla di microambiente freddo o caldo, quindi dove c'è un ambiente che noi definiamo caldo perché c'è una possibilità delle cellule T di infiltrare il tumore e quindi di indurre una risposta immunologica, ci sarà una regressione delle metastasi. Dove invece il microambiente ha una esclusione delle cellule T, che quindi noi definiamo freddo, queste metastasi avranno il sopravvento e quindi continueranno a proliferare. Detto così, sembra semplice, in realtà questo è stato un lavoro che ha aperto proprio tutta l'importanza di come effettivamente un microambiente immunologico all'interno dello stesso paziente può controllare l'evoluzione del tumore. E Charles Wanton, nel commentare questo paper, ha fatto un esempio che secondo me è molto calzante e molto carino, cioè come effettivamente, perché alcune metastasi possono progredire e quindi avere una prognosi più infausta e altre regredire. E ha fatto questo paragone un po' richiamando quella che è stata l'evoluzione della specie, quindi un concetto darwiniano, in cui alcuni fringuelli, in base alla presenza di alcuni semi che si trovavano geograficamente separati sulle isole Galapagos, potevano sopravvivere e sopravvivevano solo in quel distretto geografico. Analogamente, capisco che non è così facile, però l'ho trovata molto intuitiva come cosa. Analogamente, in alcune zone proprio geograficamente diverse, quindi in alcuni siti metastatici diversi, regolati da un microambiente, in particolare dalla risposta immune diversa, noi abbiamo la progressione o la regressione delle metastasi. Questo è stato appunto un lavoro molto elegante pubblicato su Cell, e in seguito loro hanno fatto un altro lavoro che è stato pubblicato quest'anno appunto su Nature Genetics, in cui hanno visto, perché il limite di quel lavoro era che era un solo paziente
e appunto ci permetteva di dire, proprio nel caso del carcinoma ovarico, che questa eterogeneità tumorale era proprio una caratteristica di questo tumore e che questo tumore rappresenta, anche se vogliamo, un modello ideale per studiare proprio queste differenti siti di tumor microenvironment all'interno dello stesso paziente, per farci capire che si creano delle nicchie di microenvironment che possono in qualche modo dettare il destino delle lesioni metastatiche. In particolare poi nel lavoro successivo, usando più pazienti, e qui ovviamente la cosa più difficile è che per noi ricercatori sarà veramente una sfida, è poter avere differenti lesioni dallo stesso paziente, perché quello che abbiamo capito da questo studio è che un'unica biopsia di una metastasi non è assolutamente informativa. Quindi abbiamo bisogno, e questo è veramente un collo di bottiglia, diciamo, una difficoltà per noi ricercatori, lavorare su più metastasi che arrivano da diversi siti metastatici, per poter poi, questo è lo studio bellissimo perché hanno fatto uno studio a livello trascrizionale, a livello di presenza di immunoscore, quindi di valutare quanto è presente l'infiltrato linfocitario e anche a livello di appunto quali sono poi le signature più importanti. Anche questa cosa di dire che questo pathway di Wnt era upregolato nelle metastasi che andavano in progressione era un segnale molto importante. Quindi loro in realtà hanno lavorato su più pazienti, su multisampling, e sono riusciti a confermare i dati precedentemente ottenuti su un solo paziente, confermando appunto che la presenza di questa tumor microenvironment con una presenza non solo di infiltrato linfocitario ma anche di cellule NK era importante e in qualche modo appunto cambiava il destino delle metastasi. Quindi all'interno di questo scenario, che mi rendo conto molto complesso e che sta diventando sempre più importante da valutare per ogni piccola angolazione, ci sono appunto degli oncogeni che possono in qualche modo cooperare con nodi di segnali alterati per promuovere le interazioni anche che si trovano tra le cellule tumorali e il microambiente tumorale, che abbiamo visto è una componente fondamentale per capire la progressione tumorale. E tra questi oncomodulatori noi ci siamo focalizzati, perché lo studiamo da anni, su una via di segnale che è quella dell'endotelina. L'endotelina lega un recettore che appartiene alla classe dei G-protein coupled receptor, quindi mentre probabilmente tanti di voi hanno sentito parlare dei recettori con attività tirosinchinasica, io vi parlo di quest'altra classe di recettori che si è visto rappresentare un importante target in vari tumori, in particolare nel carcinoma ovarico, perché è overespresso in questi tumori. E la cosa interessante è che non è overespresso soltanto sulle cellule tumorali, ma anche su quelle del microambiente. Qui, appunto, come vi accennavo, i recettori dell'endotelina, che ne esistono due sottotipi, il sottotipo ETA, che lega preferibilmente il ligando endothelin 1, mentre il sottotipo endothelin B receptor, che lega con uguale affinità tutti e tre gli isopeptidi, cioè endotelina 1, 2 e 3. E l'espressione e la presenza di questi recettori all'interno dei tumori varia. Nel carcinoma ovarico è prevalente appunto l'overespressione del sottotipo ETA e correla anche con la resistenza al platino e con gli stati avanzati del tumore. Che cosa fa questo recettore, che è presente sulle cellule tumorali? È in grado di agire innescando varie cascate di segnali.
Ma la cosa più interessante è che tramite questa proteina, di cui vi parlerò anche tra un attimo, che è la scaffold protein beta arrestin, è capace di mediare anche dei segnali che portano alla transattivazione di recettori con attività tirosinchinasica, uno per tutti, l'epidermal growth factor receptor, e lo fa tramite appunto una non receptor tyrosine kinase che è SARC. Tutta questa pletora di segnali attivati portano a una attivazione di vari fattori trascrizionali che portano a un aumento della cellula a proliferare, a invadere e a metastatizzare. Le cellule tumorali sono in grado di secernere endothelin 1, quindi c'è un sistema autocrino che alimenta queste cascate, ma ci sono anche altri elementi del microambiente che producono l'endotelina, e quindi tramite dei segnali che definiamo paracrini, perché appunto viene prodotta non dalla stessa cellula ma da cellule limitrofe, si attiva la cascata di segnali. Come vi dicevo, quello che abbiamo visto è che la beta-arrestina, che è questa proteina adatta dei segnali legati ai GPCR, ai G-protein coupled receptor, ha dei ruoli canonici che sono coinvolti per la desensibilizzazione e internalizzazione dei recettori, ma quello che è emerso molto recentemente è che è una proteina chiave nel mediare il segnale di recettori accoppiati a proteine G come quelli dell'endotelina. La beta-arrestina ha sia localizzazioni citoplasmatiche, ma quello che forse più ci interessa è la sua localizzazione nucleare. Che cosa fa nel mediare i segnali del recettore dell'endotelina, ma in realtà anche di altri recettori accoppiati a proteina G? Può appunto, come dicevo prima, indurre la transattivazione di receptor tyrosine kinase, e questo lo può fare tramite SARC, ma andando nel nucleo può indurre il rimodellamento della cromatina e indurre una regolazione trascrizionale. E questo, come vi spiegherò, lo fa formando proprio dei complessi di segnale e dei network di interazioni con altre molecole. Quindi è come che si creasse una piattaforma nucleare per trasmettere questi segnali. E quindi quello che abbiamo visto è che l'endotelina appunto lega il suo recettore nella cellula tumorale, e tramite la beta-arrestina può portare all'attivazione di recettori con attività tirosinchinasica, come vi dicevo, sia l'epidermal growth factor ma anche il vascular endothelial growth factor, che è molto importante nell'angiogenesi, ma è anche capace di formare complessi con sia proteina del citoscheletro, e noi abbiamo visto nel caso di MENA e i QGAP, ma anche con altre componenti di segnale molto importanti, tra cui WNT, vi dirò qualcosa di più con gli APP e TAZ, e appunto anche con fattori nucleari come IFO1-alfa. Quello che è interessante, che ci interessa, è che questo però può essere regolato anche nel microambiente, perché anche nelle cellule, nei fibroblasti, nelle cellule endoteliali, questo meccanismo può portare appunto a stimolare l'angiogenesi, la fibrosi, l'homing delle cellule immuni, e quindi favorire tutto quello che è la regolazione del microambiente. E quindi tutto questo ci fa capire come i recettori dell'endotelina rappresentano effettivamente delle nuove vulnerabilità del tumore. Per fare degli studi ormai che possano essere veramente traslazionali e arrivare a portare nuove terapie al letto del paziente, dobbiamo usare dei modelli pertinenti. E per avere dei modelli pertinenti, lo sforzo di tutti noi ricercatori è di creare delle piattaforme di modelli preclinici con dei modelli che derivano dal paziente. Questo perché? Perché è fondamentale che i nostri modelli siano in qualche modo rappresentativi di quella che è la malattia in tutti i suoi aspetti, quindi riuscire a ricapitolare le caratteristiche istologiche e fenotipiche del paziente nei nostri modelli, per poter effettivamente dire che poi
se individuiamo dei biomarcatori o se saggiamo delle nuove combinazioni di farmaci, abbiamo dei modelli che siano effettivamente pertinenti e validi e le nostre informazioni possono essere effettivamente traslate. E quindi, come riassunto in questo cartoon, abbiamo vari frammenti che noi possiamo prendere a biopsie, nel caso appunto dell'ovaio e anche nel caso che vi illustrerò saremo l'ascite, che è appunto questo liquido che si forma nella cavità peritoneale in seguito alla formazione del tumore ovarico, o comunque si può ottenere anche da campioni chirurgici o da sangue che contiene cellule tumorali circolanti. E quindi fondamentale, ormai si parla di organoidi, di PDX, di vari modelli, per ottenere effettivamente dei modelli, come dicevo prima, che derivano dal paziente ma che siano effettivamente pertinenti per portarci all'individualizzazione di nuove terapie adatte per quel tipo di paziente che ha quel tipo di caratteristiche. Quindi quando si parla di medicina personalizzata bisogna partire sempre da modelli pertinenti, perché altrimenti le informazioni che abbiamo rischiano spessissimo, per esempio, abbiamo dei risultati ottenuti su cellule in 2D, in linee cellulari, che spesso non sono completamente con delle informazioni che possiamo traslare. Quindi noi abbiamo fatto questo lavoro partendo proprio da isolare e caratterizzare delle culture primarie che derivavano dall'ascite di pazienti. In particolare abbiamo usato una linea in questo lavoro che aveva una mutazione di P53 e che aveva l'espressione di quelli che erano per noi i driver, cioè quelli che dovevano guidare poi la progressione, quindi avevano un'alta espressione dell'endotelina, del suo recettore e della beta-arrestina. Quando abbiamo analizzato nel paziente l'espressione di P53, abbiamo visto che c'era uno staining nucleare, quindi una presenza importante dei mutata P53 nel paziente, e questa era associata anche a uno staining forte di YAP. YAP, come sapete, probabilmente, sicuramente il professor Piccolo ve ne ha già parlato nelle lezioni precedenti, è un segnale molto importante, un fattore cotrascrizionale insieme a TAZ del segnale di Hippo. E quello che noi abbiamo visto è che effettivamente nelle cellule che noi abbiamo isolato dal paziente avevamo uno staining importante nucleare di YAP, veniva aumentato in seguito allo stimolo con endotelina, e questo era visto in parallelo anche per quanto riguarda lo staining nucleare di P53. Quindi quanto è importante il segnale oncogenico di YAP nel carcinoma ovarico? Quello che era stato visto è che alti livelli di YAP nucleare correlava con una cattiva prognosi nei pazienti con carcinoma ovarico, e quello che era più interessante notare è che c'era una maggiore espressione di YAP nucleare nei noduli metastatici del paziente in confronto al suo tumore primario. Quindi sicuramente il segnale oncogenico di YAP aveva un suo significato rilevante all'interno di questa neoplasia. Tra i fattori importanti che regolano l'attività di YAP e TAZ ci sono appunto i G-protein Capril receptor, per cui da questa informazione per noi è stato il primo step da analizzare, di valutare se effettivamente anche il recettore dell'endotelina, che come vi ho detto appartiene a questa classe di recettori, potesse in qualche modo regolare l'attività di YAP. Lo fa. Qui vi faccio vedere solo che appunto qui sono delle cellule che sono sensibili al cisplatino e resistenti al cisplatino, quindi ET1 era in grado di indurre un accumulo nucleare di YAP e di TAZ, e lo faceva a maggior livello nelle cellule resistenti al platino, e lo potevamo osservare sia
in altre linee, e soprattutto queste sono le cellule che vi dicevo, le primarie derivate dal paziente. Ma quello che ci interessava ancora di più è che usando un farmaco che si chiama macitentan, che è stato peraltro già approvato dall'FDA per il trattamento dell'ipertensione polmonare arteriosa, che è in grado, è proprio un antagonista recettoriale, quindi si lega al recettore dell'endotelina impedendo al suo ligando di legarsi e quindi di attivare la cascata di segnale, che quindi quando le cellule venivano pretrattate da questo farmaco, noi avevamo una inibizione dell'accumulo di IAP nel nucleo e quindi della sua attivazione. Adesso non entro nel dettaglio, noi abbiamo valutato tutta la via di segnale attivata dall'endotelina e dalla beta-arrestina che porta appunto all'accumulo di IAP, TAZ e la formazione di TED nel nucleo, ma quello che invece credo valga la pena di analizzare insieme a voi è che abbiamo valutato l'espressione di IAP a livello di proteina, quindi del recettore dell'endotelina, su 26 tessuti che provenivano da pazienti affetti da high grade serous ovarian cancer, e abbiamo confrontato l'espressione con i tessuti ovarici normali. Quello che abbiamo osservato è che in quasi tutti c'era una stretta correlazione tra l'espressione di ET1 del suo recettore di IAP rispetto al tessuto normale. Quando siamo andati a valutare sul Cancer Genome Atlas, che è fatto in particolare proprio sull'high grade serous ovarian cancer, le curve di sopravvivenza dei pazienti che esprimevano questa signature, cioè che avevano alti livelli di IAP, beta-arrestina e del suo recettore, sia in termini di overall survival che di progression free survival, si vedeva come l'alta espressione di IAP insieme con l'alta espressione di ETR e beta-arrestina era associata a una cattiva prognosi. Molto interessante è stato poi analizzare che quando valutavamo l'espressione del recettore di IAP c'era un'alta espressione di questi due geni nei pazienti che non rispondevano ai trattamenti col platino, quindi comunque c'era già un segnale che era associato alla chemioresistenza. Ma quello che è stato più interessante osservare è che sulla base di altri dati che avevano fatto vedere che la mutata P53, che come vi ho detto caratterizza molto bene, è l'unica mutazione che caratterizza veramente, presenta il 90% in questa classe di tumori dell'ovaio ad alto grado, la mutata P53 era in grado di legare gli IAP e era stato visto per esempio questo nel tumore della mammella, legando un fattore trascrizionale, in questo caso NFY, portava all'aumento di alcuni geni relati con un'aumentata crescita tumorale e che quindi era un partner, la mutata P53 di IAP. A questo punto per noi è stato quasi obbligatorio andare a vedere che cosa succedeva nei nostri modelli di carcinoma ovarico, e in effetti abbiamo visto che beta-arrestina va insieme a IAP nel nucleo, forma un complesso con la mutata P53, lega il fattore di trascrizione, in questo caso TED, e porta alla trascrizione di vari geni, tra cui l'endotelina stessa, quindi aumentando questo loop che porta all'autoalimentazione e quindi a un segnale molto più persistente di questa via di segnale, e che tutto questo era mediato dal recettore dell'endotelina. Come abbiamo valutato quindi il processo invasivo? Abbiamo valutato il processo invasivo sia analizzando come le cellule potessero invadere e superare una membrana, in questo caso per esempio che è il test di Boyden che normalmente viene usato, si mettono delle cellule in sospensione nella camera e si aspetta
che dopo circa 12 ore le cellule siano in grado di migrare e di attraversare una membrana che ricopre questo filtro. Come potete vedere da questa fotografia, le cellule tumorali sotto stimolo dell'endotelina sono in grado di invadere e superare questa barriera, mentre in presenza sia del farmaco, del macitentan, sia in cellule silenziate per gli apotaz, sia silenziando la beta-arrestina, sia silenziando P53, questo effetto era fortemente inibito. E qui avete il grafico che corrisponde a queste fotografie proprio del saggio. Un altro saggio importante da valutare per studiare appunto i meccanismi di invasione e di valutare tramite gelatinzimografi l'attività delle metalloproteasi. Le metalloproteasi sono degli enzimi proteolitici che sono importantissimi nel processo invasivo perché sono gli enzimi proprio che ci permettono la degradazione della membrana. E quindi noi vediamo come sia in presenza di ET1 si ha un'attivazione sia della metalloproteasi 2 e che questo effetto viene spento quando c'è il silenziamento della beta-arrestina di P53. Posso farle una domanda? Siccome prima non avevo una gran connessione, forse le ha parlato. Qual è la mutazione di P53 di cui si parla? Cioè che tipo di mutazione è? Perché forse l'ho perso nel frattempo. Allora, questa presente sulle culture primarie non è un hotspot mutation, ma noi abbiamo ripetuto anche su delle linee dove c'erano delle mutazioni, diciamo, che appunto vengono definite hotspot, che sono quelle principali, e anche in quel caso abbiamo visto che quel meccanismo che vi ho detto, appunto del legame di mutata P53 con beta-arrestina e IAP, era un complesso importante nel mediare questi segnali dell'endotelina. Ok, grazie. Anna, posso fare una domanda anch'io velocissima? Sì. Questo asse endotelina beta-arrestina è ingaggiato sempre con meccanismi autocrini paracrini o ci sono dei casi in cui ci sono mutazioni attivatorie, per esempio? No, è il ligando che attiva il suo recettore. Non ci sono delle mutazioni al momento note, quindi no, non è per una iperattivazione per mutazioni. Ok, grazie. Che è in generale quello che si osserva nella maggior parte dei G-protein coupled receptor, l'attivazione canonica dal suo ligando. E quello che vi avevo accennato prima, che è fondamentale nel processo di metastatizzazione, è appunto la transizione epitelio-mesenchimale, cioè noi passiamo da una situazione in cui abbiamo alti livelli di ecaderina e bassi livelli di encaderin e altre proteine mesenchimali come la vimentina, e abbiamo molto forte tra le cellule tutte le adesioni, quindi sia le tie junction, le adherence junction, e quindi c'è questa situazione che è prettamente epiteliale. Poi si passa a una transizione, quindi in realtà quello che è importante capire è che questa è una situazione dinamica che noi abbiamo, quindi ci sono anche delle cellule che si possono trovare in uno stato parziale, cioè che non sono ancora completamente mesenchimali, e quindi che vuol dire che hanno alti livelli di proteine mesenchimali come l'N-caderina e la vimentina e bassi livelli di ecaderina, quindi si trovano in una fase di parziale transizione, per poi avere quelle che acquisiscono proprio un fenotipo mesenchimale migratorio con una disposizione di fibre di actina che sono appunto preparate al processo invasivo, perché una volta che acquisiscono un fenotipo mesenchimale, la cellula tumorale è in grado anche di formare queste protrusioni che si chiamano invadopodi, che sono proprio le protrusioni, qui abbiamo una foto proprio che ce li fa vedere molto bene al microscopio elettronico, dove l'actina forma appunto queste strutture che permettono una maggiore localizzazione degli enzimi proteolitici che portano alla degradazione della
matrice extracellulare e quindi alla penetrazione che porta poi a quello che vi dicevo, all'intravasation. Quindi si penetrano i tessuti, si supera la barriera delle cellule endoteliali che rivestono i vasi e si ha un processo invasivo. Noi abbiamo visto che effettivamente l'endotelina è in grado di regolare l'attività dei fattori trascrizionali principalmente coinvolti nel processo di transizione epitelio-mesenchimal. Lo fa sia regolando SNAIL twist, ma quello che abbiamo visto recentemente è il fattore ZEB, che sono sicuramente i principali fattori trascrizionali che regolano questa transizione, che è poi associata con l'invasione tumorale, ovviamente con la formazione di metastasi, quindi con la recurrence dei tumori e anche però con la formazione di cellule chemioresistenti. Quello che abbiamo visto recentemente, ve lo accenno soltanto perché poi entriamo insomma in maggiori dettagli, è che sempre l'endotelina legandosi al recettore ETA nella cellula tumorale di carcinoma ovarico attiva ZEB e questo porta a un'inibizione di una famiglia di microRNA che è molto correlata con l'epitelia tumesenchimal transition, che è la famiglia dei MIR-200, in particolare con MIR-200B e C. Molto interessante è che abbiamo visto che in effetti trattando le cellule col farmaco di cui vi ho parlato prima, che è appunto un antagonista recettoriale capace di bloccare il recettore, si aveva un'inibizione, si bloccava l'induzione sul fattore trascrizionale ZEB e di conseguenza si alterava tutto il circuito legato anche all'espressione del MIR-200B e C e quindi si bloccava quello che era i processi di metastatizzazione e legati all'invasione cellulare. Volevo solo appunto darvi un accenno di come si studiano effettivamente queste protrusioni che si chiamano invadopodi. Allora, se noi facciamo su della gelatina fluorescente, piastriamo le nostre cellule e le osserviamo al microscopio, riusciamo a vedere proprio dei piccoli fori. Questi fori, che per farveli vedere in sezione non sono altri che questi, sono proprio la capacità delle cellule, aderendo a questa matrice, di formare queste protrusioni e quindi di formare dei veri e propri buchi. Cioè noi non abbiamo qui la fluorescenza perché in coincidenza con queste strutture, che sono delle strutture di actina, ma ancora più importante, dove c'è la localizzazione, la focalizzazione di espressione, qui abbiamo della matrix metalloprotease 1, quando c'è la copresenza quindi di questi, li vedete questi spot di actina, che insieme alla metalloproteasi formano questa degradazione della matrice proprio perché si formano queste protusioni in grado di degradare le matrici. Quindi a questo punto, dopo aver osservato in vitro tutte queste azioni, siamo andati a vedere nei modelli di patient-derived xenograft ottenuti appunto da queste cellule che derivavano dall'ascite della paziente e che ricapitolavano, qui appunto è l'istologia della paziente da cui derivavano e questo è appunto quello che noi abbiamo ottenuto creando questi PDX che ricapitolavano le caratteristiche istologiche del paziente e siamo andati appunto a valutare una serie di trattamenti. In questo caso abbiamo inoculato le cellule sottocute nei topolini e abbiamo valutato la crescita tumorale e abbiamo anche sottoposto questi topolini a un effetto, a un trattamento in combinazione sia in monoterapia che in combinazione del macitentan più il cisplatino.
quello che potevamo osservare è che effettivamente c'era un'inibizione della crescita tumorale ancora più forte quando si aveva la combinazione di cisplatino e macitentan, e questa azione, appunto, questo è il tumore sensibilmente ridotto di dimensioni rispetto al controllo. In questi tumori abbiamo valutato l'espressione della fosforilazione, quindi dell'inattivazione di IAP, e sicuramente c'era un aumento di fosforilazione in seguito al trattamento di cisplatino più macitentan. Ma la cosa più interessante è che questa è stata fatta una CIP in vivo, cioè abbiamo analizzato nei tumori di questi topolini mediante appunto una chromatin immunoprecipitation, cioè quanto sul promotore, in questo caso dell'ET1, che come vi ho detto è tra i geni regolati anche da IAP, su questo promotore di ET1 quanto ci fosse il reclutamento di queste proteine. E potete vedere che nelle cellule non trattate c'è il reclutamento sia di beta-arrestina, di IAP, di TED e di P53, ma nei topi trattati col macitentan questo reclutamento delle proteine non c'è. Quindi in vivo noi potevamo avere la prova che non si formava quel complesso trascrizionale di cui vi parlavo, appunto formato da tutte queste, questo complesso multiproteico trascrizionalmente attivo. In vivo abbiamo anche analizzato in una situazione che è più ortotopica, cioè nell'inoculo intraperitoneale delle cellule tumorali, sempre che dirivavano dal paziente, abbiamo visto la formazione di metastasi. Come si può vedere appunto nel controllo, queste metastasi erano disposte sia sull'intestino, sia alcune anche c'erano dei linfonodi sull'omento, e il trattamento con macitentan riduceva il numero di metastasi e era ancora più forte l'effetto in combinazione del macitentan plus cisplatino. Di nuovo anche nei noduli metastatici c'era un'induzione della fosforilazione di IAP, e questo era osservabile anche negli xenograft ottenuti con cellule resistenti al cisplatino, dove appunto c'era un'inibizione del numero di noduli metastatici associati anche a un'inattivazione di IAP. Abbiamo ulteriormente visto che il macitentan, oltre a inibire la proliferazione, questi sono tutti test in vivo, sia nelle cellule sensibili che resistenti avevamo un'inibizione della proliferazione, e questo è stato fatto con lo staining T67, ma anche, e cosa molto più importante, una riduzione della vascolarizzazione sia in cellule sensibili che resistenti, valutate con uno staining che appunto ci permetteva di riconoscere le cellule endoteliali dei vasi, che è appunto lo staining con CD31. Questo è un altro test invece che abbiamo fatto, che è il test di angiogenesi, introducendo dentro i topolini dei pellet di Matrigel che venivano o inoculati semplicemente col PBS, e quindi rappresentava il nostro controllo, oppure col terreno condizionato delle cellule di carcinoma ovarico, e quindi in questo caso sia sensibili che resistenti. Ovviamente il terreno condizionato, come ci aspettavamo in realtà, il terreno condizionato di queste cellule induceva dentro questi pellet inoculati dentro il topolino, rilasciava dei fattori angiogenici. Questi fattori angiogenici quindi richiamavano la formazione di vasi che potete vedere all'interno di questo pellet, qui si vede molto bene, e quindi all'interno proprio c'era una neoangiogenesi in questi pellet, create appunto dal richiamo delle sostanze angiogeniche rilasciate dalle cellule tumorali. Quando noi trattavamo questi terreni condizionati con il macitentan, la formazione veniva inibita. Questo che cosa ci diceva? Che sicuramente tra i fattori angiogenici rilasciati dalle cellule di carcinoma ovarico c'era l'endotelina, e l'endotelina probabilmente induceva anche, come poi in realtà abbiamo visto, fattori tipo il vascular endothelial growth factor, e quindi il trattamento col macitentan bloccava la formazione di neovasi in vivo. E questo sia
nelle cellule sensibili sia nelle cellule resistenti. Abbiamo visto anche il sistema di intravasation in vivo, cioè la capacità di trovare delle cellule tumorali circolanti e sia nelle cellule sensibili che resistenti il macitentan era in grado di inibire l'intravasazione. Questo è forse la cosa più importante, cioè quello che noi riuscivamo a vedere come effetto specifico del macitentan era non solo un effetto sulle cellule tumorali ma anche sulle cellule endoteliali associate al tumore, cioè facendo uno staining del CD31 che sono le cellule endoteliali e del tunnel che ci fa vedere l'apoptosi delle cellule, si vede come il trattamento con macitentan in vivo in questi topolini induceva una apoptosi delle cellule endoteliali. Quindi noi avevamo un farmaco e abbiamo un farmaco in grado di bloccare sia il recettore TA presente sulle cellule tumorali, ma cosa più importante, riusciamo anche ad agire sul recettore TB, perché il macitentan è un dual receptor antagonist, cioè in grado di bloccare sia il recettore TA che il recettore TB, che si trova sia sulle cellule endoteliali di vasi linfatici ed ematici, sia sui fibroblasti. Quindi agendo con un farmaco come il macitentan noi riusciamo a bloccare due compartimenti, sia il compartimento tumorale sia il compartimento stromale. Un'altra informazione importante è che l'endotelina, oltre ad agire quindi sulle cellule endoteliali e sui fibroblasti, può regolare anche la risposta immune. E infatti si è visto che tramite il recettore TB si promuove tramite IGAN1 una migrazione delle cellule T e dell'homing. Quindi il blocco dei recettori dell'endotelina può anche avere il vantaggio di aumentare i meccanismi di risposta antitumorale, aumentando l'infiltrato di cellule C e favorendo quindi il reclutamento, l'homing delle cellule T al tumore. Vi do solo un accenno perché appunto come vi ha detto prima il professor Ciminale, ci occupiamo anche di quella che è la resistenza alle cellule, alle terapie. In realtà appunto ci sono vari meccanismi che le cellule tumorali attuano per eludere la risposta ai trattamenti, appunto, o perché vanno incontro a rapide divisioni e sono spesso insensibili alla chemioterapia, oppure possono acquisire proprio delle mutazioni che le rendono inefficaci, era un po' relata alla domanda che mi aveva fatto prima il professor Ciminale, oppure possono avere differenti espressioni di alcune molecole che le rendono insensibili ai trattamenti. E in particolare quello che ci interessa di più è che in realtà si è visto che si creano dei network di vie di segnali che sostengono in qualche modo l'escape dalla risposta al trattamento, cioè creano delle vie di fuga. E sempre più si vede che non sono dei singoli segnali, ma delle reti di segnali che fanno questo. E ancora più importante sicuramente sono le interazioni col microambiente che rendono inefficace le terapie in atto. Quindi diciamo che noi ci siamo focalizzati più su questi aspetti che sono coinvolti nell'insorgenza della resistenza. E sempre per proseguire quello che vi ho detto prima, cioè il ruolo di YAP e di beta-arrestina e di questo complesso che si viene a formare, abbiamo visto come effettivamente in cellule inoculate nei tumori che sono sensibili e resistenti, anche in cellule resistenti si ha un'inibizione da parte del macitentan e una risensibilizzazione al cisplatino, e questo effetto è dovuto anche ai YAP. Io vi faccio vedere solo appunto questo dato in vivo, ma appunto abbiamo pubblicato da poco, dove sicuramente la via di YAP è coinvolta e rappresenta una via importante di fuga dall'apoptosi per il trattamento nel caso del platino. In realtà abbiamo anche dati preliminari su PARP inibitori, quindi sicuramente questa via di segnale rappresenta una cascata di segnali importante nel momento dell'insorgenza della chemioresistenza. Che cosa ci aspetta in futuro? Che cosa vogliamo andare a vedere? Allora, da
dall'importanza che ho cercato di illustrarvi, cioè di quanto è importante in realtà il microambiente e quanto questo possa interferire sia sulla progressione che sulla risposta al farmaco, quello che faremo in futuro è di andare effettivamente a vedere come questo meccanismo che vi ho illustrato di legame tra beta-arrestina mutata P53 e IAP non agisca solo nelle cellule tumorali, come vi ho fatto vedere, ma probabilmente ha un ruolo anche nel microambiente. Quindi di andare a vedere come in questi scambi bidirezionali che ci sono tra il tumore e l'ambiente circostante, come effettivamente il trattamento col macitentan possa interferire questi scambi e regolarli, e anche nel rapporto ovviamente con la matrice extracellulare. Vi ho parlato anche di modelli, e che siano dei modelli che effettivamente possano ricapitolare quello che avviene in vivo. Quello che abbiamo cercato di fare in collaborazione con la professoressa Loisi Du all'UCL di Londra è di creare dei modelli che noi loro hanno definito tumoroidi, in cui all'interno di questa matrice non si trovano soltanto le cellule tumorali che creano la massa centrale, ma all'interno una composizione appunto di matrice meno compressa, che costituisce appunto anche in termini di stiffness la matrice extracellulare, ci possano anche essere inseriti altri elementi del microambiente, quindi sia fibroblasti, nel nostro caso cellule endoteliali, ma questo quindi insieme alle cellule tumorali, che ci siano anche gli elementi dello stroma. E questo perché per valutare appunto delle risposte anche di trattamento di farmaci in combinazione e anche con vari scheduling, avere dei modelli come questi tumoroidi o altri organoidi che possano in qualche modo ricapitolare non solo le cellule tumorali ma anche quello che avviene nel microambiente, sicuramente ci possono dare delle informazioni più utili. Posso e fare quindi una domanda sui tumoroidi? E volevo chiedere, ma lo stroma che viene inserito all'interno del modello è quello proprio del tumore o viene anche confrontato con quello non tumorale, ad esempio? Allora, quello che sarebbe l'ideale e quello che stiamo provando a fare è quello di andare ad avere anche gli elementi stromali che derivano dal paziente, quindi andare a mettere dentro le cellule endoteliali e le cellule, per esempio nel caso dei fibroblasti, che si trovano nelle adiacenze del tumore. Quindi questo ovviamente è una sfida, perché come spiegavo all'inizio, avere un multisampling del paziente è molto difficile, però diciamo che in condizioni ideali questo sarebbe il meccanismo da ricostruire, cioè avere effettivamente qualcosa che sia vicina alla lesione neoplastica del paziente che stiamo studiando. Grazie. E quindi che cosa faremo in futuro? Appunto, con sempre dei modelli che derivano dal paziente, quindi avere sia delle culture cellulari primarie, sia dei modelli tridimensionali che possano mimare effettivamente anche tutta la struttura, oltre che l'architettura del microambiente. Quindi ottenere, come vi ho fatto vedere, dei PDX che appunto possano creare dei modelli per valutare varie combinazioni di farmaci e quindi valutarne l'efficacia con nuove combinazioni di farmaci e anche diversi scheduling, cioè capire che cosa va somministrato prima e che cosa va somministrato per esempio per un trattamento di mantenimento, che nel caso per esempio dei PARP inibitori è molto importante nel trattamento del carcinoma ovarico. Su questi modelli ovviamente avere quante più informazioni possibili, cioè dall'analisi del trascrittoma al sequenziamento, e quindi avere un'analisi dei dati. Giusto due slide, perché ci tengo sempre a dire come il paziente va messo al centro della nostra ricerca e al centro della cura.
e il paziente non va solo considerato per i fattori di cui vi ho parlato fino adesso, che riguardano il genoma, l'epigenoma, il trascrittoma, il proteoma, ma bisogna anche considerare e valutare nella sua cartella clinica tutti gli altri fattori che sicuramente influenzano l'insorgenza del tumore e che fanno parte della storia del paziente, che vanno appunto dal genere. Ovviamente fare medicina di genere, sappiamo ormai tutti che studiare un paziente, vabbè, io nel caso fino adesso ovviamente vi ho parlato di una patologia prevalentemente femminile, ma studiare un tumore polmonare nella donna e nell'uomo deve essere fatto con modelli pertinenti diversi che tengano conto anche del genere, perché sappiamo che all'interno, cioè sia a livello ormonale sia a livello di risposta immune nel corpo della paziente rispetto al paziente, si trovano delle differenze enormi. E quindi considerare sempre il paziente al centro della cura. E quello che ormai occorre nel futuro della nostra ricerca è sicuramente avere dei gruppi multidisciplinari, dove sicuramente c'è bisogno ormai sempre di più del bioinformatico, del biostatistico, di ingegneri che ci aiutano anche a costruire dei modelli pertinenti, ovviamente dell'oncologo, del radiologo, di un patologo computazionale, perché quando noi andiamo a parlare dell'interfaccia effettivamente che si trova tra tumore e stroma, vuol dire che dobbiamo considerare anche una patologia digitale spaziale, cioè che ci possa dare delle informazioni dettagliate sulle regioni di interesse, cioè quelle che sono effettivamente che si interfacciano tra la componente per esempio immune e il tumore. E forse tra le figure più importanti ci vuole un logistic manager. Che cosa vuol dire? Cioè una persona che oltre a raccogliere i dati possa effettivamente seguire tutto il processo dei campioni, lo storage e dove vengono consegnati, per portare i campioni di interesse dal centro clinico ai laboratori e effettuare lo studio. Quindi appunto è importante coinvolgere il paziente anche nei nostri progetti di ricerca. Questo so che è anche un tema importante per AIRC, dove AIRC crede molto. Noi ricercatori, riuscire a coinvolgere sempre di più il paziente, le associazioni dei pazienti, in modo che ci sia una piena consapevolezza di quali progetti di ricerca vengono portati avanti, come si studia la malattia, quali sono gli aims, gli obiettivi da raggiungere, e quindi che ci sia anche poi una disseminazione dei risultati per portare a conoscenza del paziente, in modo che il paziente possa effettivamente, insieme a chi si prende cura di loro, dei caregiver, protagonisti delle scelte di cura che facciamo. E quindi questo giusto per dirvi dove stiamo andando, forse dove andrete voi, perché il futuro ovviamente prevede lo sviluppo di modelli che siano sempre più pertinenti. Nel caso degli organoidi vi ho dato un accenno, ma quello che dobbiamo fare, proprio perché vi dicevo dell'importanza e del problema dell'eterogeneità tumorale, che si vada sempre più a uno studio di singola cellula, e quindi tutto quello che è l'omics, cioè la trascrittomica, la genomica, sarà sempre più importante farlo su singola cellula. Tutti questi dati che noi otterremo, ci avremo bisogno sicuramente di sistemi di intelligenza artificiale, di machine learning, di effettivamente dei modelli predittivi computazionali che ci possano effettivamente aiutare. Quindi quando dicevo i gruppi multidisciplinari che includano anche dei bioinformatici saranno sicuramente nel nostro futuro, come vi ho detto, con dei modelli sperimentali adeguati. Perché qual è l'obiettivo? Noi dobbiamo riuscire a intercettare la malattia nelle fasi precoci, cioè noi dobbiamo riuscire a capire qual è l'inizio, qual è il meccanismo proprio precoce prima che prenda una determinata traiettoria la malattia. E quindi con tutti questi sistemi sveleremo quali sono i meccanismi, e lo faremo ancora più in profondità per raggiungere un livello precoce e capire che cos'è che
fa partire un determinato destino di metastatizzazione o comunque di progressione cellulare. E questo ci porterà ovviamente ad avere dei sistemi, dei modelli predittivi computazionali, delle terapie personalizzate, nuovi farmaci e una migliore stratificazione dei pazienti. Ti ringrazio, queste sono tutte le persone del mio gruppo che collaborano con me, ma ovviamente tutto quello che vi ho raccontato non sarebbe stato possibile con una profonda collaborazione con la parte sia clinica del mio istituto e chirurgica, ma anche con una collaborazione con Gemelli qui a Roma. Per quanto vi ho detto dei tumoroidi, la collaborazione con la professoressa Loizidou. Abbiamo fatto lo studio con sia dei Mirna sia con la mutata P53 legame con IAP insieme al dottor Blandino e ovviamente la collaborazione con la casa farmaceutica che produce il Macitentan. Ma un grazie ovviamente ancora più importante perché tutto questo, come è stato sottolineato all'inizio dal professor Rasola, cioè nessun risultato di quelli che vi ho mostrato sarebbe stato possibile senza il supporto di AIRC. AIRC nella vita di noi ricercatori italiani che lavoriamo sulla ricerca sul cancro è importantissimo, ma non solo importante per i finanziamenti dei progetti, ma anche per supportare, perché tante di queste persone che collaborano con me hanno delle borse di studio, hanno avuto la possibilità di andarsi a formare anche all'estero sostenute da AIRC. Quindi un grazie particolare ad AIRC. E grazie a tutti voi per l'attenzione. Bene, grazie Anna, molto interessante e avvincente come sempre. Ci sono domande da parte dei ragazzi? Magari posso provare a rompere il ghiaccio io con qualche domanda. Insomma, ci sarebbero parecchie cose che mi hanno abbastanza intrigato. Una di queste è tu facevi riferimento a questa grande eterogeneità delle metastasi, eterogeneità cellulare all'interno della popolazione tumorale e quindi hai sottolineato giustamente i limiti della biopsia tissutale fatta su un'unica massa o su un'unica regione tumorale. Argomento che fra l'altro abbiamo affrontato proprio nella esercitazione con Stefano Andracolo recentemente. Mi chiedevo se questo tipo di patologia fosse un'indicazione particolarmente calzante per la biopsia liquida, magari fatta sul versamento ascitico, che invece dà un sampling più medio di quello che viene rilasciato da diverse popolazioni tumorali. Anche perché tu hai sottolineato, cosa molto interessante, che l'asse endotelina-restina-IAP coinvolge la famiglia del MIR-200 e questi MIR-200 sono fondamentali nell'IMT e potrebbero variare, essere rilasciati dalle cellule tumorali e quindi variare nel plasma o anche nel liquido ascitico peritoneale delle pazienti. Guarda, in realtà non si può, perché forse una cosa che non ho effettivamente stressato quando ho presentato, cioè una cosa che loro hanno visto, e quindi quando ti dicevo la difficoltà del multisampling, non mi aiuta il prelievo ascitico, perché il prelievo ascitico non mi fa in qualche modo studiare l'interfaccia che c'è proprio tra la nicchia del microambiente, che è lì particolare, e che poi effettivamente quello che non ho detto è che in questi studi che vi invito a guardarvi se vi va di approfondire questo argomento, è che anche il trattamento di chemioterapia, che peraltro è noto, favorisce in qualche modo la risposta immune. Quindi in realtà noi per studiare bene dovremmo avere dei campioni prima, una biopsia prima della chemioterapia e dei campioni dopo, che mi rendo conto, appunto, stiamo parlando di pazienti, cioè non è facile averlo,
E per quanto appunto si parla anche di chirurgia non invasiva, è molto questo del multisample è una sfida molto, molto grossa. Però questo studio ci ha permesso di capire che proprio andando a studiare una singola metastasi noi non avevamo il quadro generale di risposta del paziente. E quindi questo ci fa capire dove appunto ci fa capire un meccanismo, però non basta un solo campione e appunto andrebbe fatto addirittura anche dopo la chemioterapia, perché la chemioterapia induce una risposta immune, si è visto sensibilizzare, e quindi capire anche come varia il landscape tumorale dopo il trattamento chemioterapico è un'informazione per noi importante. Sì, no, certo, io però forse non mi sono espresso, mi riferivo più che altro ai cell-free microRNAs, per esempio, o al DNA circolante mutato, derivato quindi da diverse masse tumorali, da diverse popolazioni cellulari. Non so se ci sono dati sull'ovarico riguardo a questo. Molto poco, non ha dato grosse informazioni la biopsia liquida. Ma secondo me, sempre io parlo di modelli preclinici, quello che forse potremmo riuscire a fare, dovrei avere una slide successiva, vediamo, proprio per capire effettivamente nelle regioni di interesse, valutare anche spazialmente la zona, ecco, allora, quello che secondo me dovremmo andare a fare usando sempre questi modelli preclinici quanto più vicini al paziente è di andare a valutare prendendo un tumore magari a un early time point e un altro alla fine del trattamento con questo nuovo sistema che è appunto GeoMax Digital Spatial Profiler dove si possono analizzare sia tessuti in paraffina, sia congelati, e si può valutare sia l'RNA che il proteina, che il tumore, che lo stroma, di andare a selezionare proprio delle regioni di interesse. E quindi nel nostro caso ci interessa appunto valutare come nell'interfaccia tra tumore e stroma cambia qualcosa, e allora fare un'analisi più, capito, geograficamente identificabile, quindi proprio con questo sicuramente il futuro sarà la digital pathology, cioè di andare proprio a vedere come c'è uno scambio e un dialogo tra cellule fibroblasti attivati, tra cellule endoteliali, insomma di andare effettivamente a vedere come cambia per esempio un profilo di espressione di alcune proteine. Però di andarlo a vedere proprio lì. E quindi in questo caso come varia tra prima del trattamento e dopo il trattamento, per esempio. Io vorrei fare una domanda un po' connessa a questa. No? Durante il corso io insisto molto sul ruolo, lo sforzo di sintesi che è stato fatto, per esempio, dei famosi articoli di Hanan e Weinberg per trovare le caratteristiche che identificano il tumore, eccetera. Ora, fare queste analisi omiche addirittura a singola cellula, no, va un po' nella direzione opposta, ossia polverizzare il tumore in tantissime componenti diverse, avere una mole gigantesca di dati che sono poi in continua evoluzione, e c'è un po' il rischio di non riuscire poi a raccapezzarsi, no? Allora la mia domanda è: che cosa ne pensi appunto di questa tendenza? Sei assolutamente favorevole di questa tendenza all'accumulo di dati, o comunque c'è una speranza di trovare anche delle componenti driver come si sono trovate per il tumore primario, anche per le metastasi, per le interazioni fra metastasi e stroma, e quindi poter poi ridurre, diciamo, questo sforzo di big data, di accumulo di dati e concentrarsi su qualcosa di più semplice, in certo senso produttivo anche dal punto di vista terapeutico? Allora, la nostra formazione è sicuramente più questa, cioè noi ci siamo formati come ricercatori andando a cercare
quella via di segnale, come colpirla e come colpire anche eventuali network che si formano. Ma non ho dubbi che invece nel futuro bisogna fare questo sforzo per identificare molto meglio tutti i meccanismi, cioè ci sarà per forza un accumulo di dati, ci vorranno dei sistemi computazionali molto sofisticati, ci vorrà una formazione di persone capaci di gestire questa mole di big data e si vede già nei lavori, negli ultimi lavori 2020 che si sta andando verso questa cosa. E questo sicuramente, devo avere questa speranza per forza, che ci permetterà di capire meglio questi meccanismi per un early interception, cioè cercare di andare a intercettare la malattia nelle fasi iniziali. E d'altra parte, così adesso è chiaro, la nostra sensazione di ricercatori formati in un determinato modo è un po' di incertezza di come verranno gestiti questi dati, ma sicuramente si andrà verso questa direzione. Sì, non è soltanto per la gestione dei dati, ma proprio per riuscire poi a trovare dei pattern, delle griglie che siano poi utilizzabili, azionabili dal punto di vista proprio della cura del paziente. Un po' questo, un po' con... cioè sicuramente andare a una ricerca traslazionale che si basa su questi meccanismi, quindi sicuramente la valutazione dei modelli, per quello ho insistito molto, che ci siano sempre dei modelli che siano quanto più vicini al paziente e possano ricapitolare la situazione del paziente, ma d'altra parte se poi si fanno tutte queste analisi arriveremo a identificare delle reti, delle connessioni che sono più importanti di altri, che sono dei meccanismi più prevalenti di altri nell'instaurare poi un fenotipo che è più maligno. E quindi anche di identificare, oltre che nuovi marcatori, possibilmente delle nuove combinazioni di farmaci efficaci. Certo. Posso farle una domanda adesso? Sì. Volevo chiederle, ma lei ha parlato di modelli adeguati e ci diceva appunto che si studia questo tipo di crescita sui topi nudi, perché non danno, credo, rigetto del trapianto, giusto? Ma ha anche parlato del fatto che l'endotelina inibisce la migrazione dei linfociti T e homing. Io volevo chiederle, se io volessi studiare questo aspetto del tumore, come faccio a fare un modello appropriato? Cioè penso che un topo senza sistema immunitario mi sia poco utile se studio linfociti T. Domanda molto pertinente. Ovviamente questo per quanto riguarda la valutazione del sistema immune, il PDX non va fatto bene perché ovviamente ha il suo sistema immune che è quello del topo. Allora in questo caso bisogna usare dei modelli singenici e ci sono appunto nel caso del carcinoma ovarico dei modelli singenici molto importanti dove c'è appunto la mutazione di P53, anche di BRCA1 eccetera, e quelli sono sicuramente dei modelli più utili per valutare la risposta immune. E quindi anche come abbiamo parlato a lezione delle terapie con gli checkpoint inhibitors. Quindi... Esattamente, quindi per andare in combinazione, qualunque cosa, io in realtà ho presentato dei modelli dove studio più i fibroblasti e le cellule endoteliali, ma sicuramente tutto quello che coinvolge il sistema immune vuole un sistema adeguato, quindi dove ci sia una risposta immune valutabile, e quindi per andare in combinazione con i checkpoint immunologici devi avere questi modelli. Nel caso appunto del carcinoma ovarico ci sono questi modelli singenici e sì. Grazie. Io avrei una domanda che si collega un po' a quella appena fatta dalla mia compagna. E questo tipo di tumore ha già una frontiera nell'ambito della cura nel contesto dell'immunoterapia? Ci sono già state approvate alcune terapie, quindi tramite appunto checkpoint inhibitors oppure terapia CAR-T per appunto la cura, oppure è un tumore che ancora è più indietro, diciamo, da questo punto di vista?
È un tumore che è molto poco responsivo ai checkpoint immunologici e probabilmente anche perché, come dicevo prima, non ha un carico mutazionale molto forte, a parte la mutazione di P53 e in alcuni casi di BRCA1 e BRCA2. E quindi penso che sia relato a questo, anche su questo si stanno facendo grandi studi, perché i checkpoint immunologici sul carcinoma ovarico sono stati al momento poco responsivi. Si parla di combinazioni, per esempio, con appunto i PARP inibitori, per valutare se effettivamente, adesso senza andare troppo in dettagli, però in qualche modo i PARP inibitori potrebbero in qualche modo smascherare la presenza di PD-L1 sulle cellule e quindi presentare il target ai checkpoint immunologici, e quindi si stanno valutando delle altre combinazioni perché in monoterapia non hanno dato effetti soddisfacenti. Ok, quindi ad oggi il trattamento di elezione rimane la chemioterapia? Assolutamente sì, e i PARP inibitori. I PARP inibitori sicuramente hanno rappresentato un grande traguardo e sono attualmente utilizzati appunto nelle pazienti che sono con mutazioni di BRCA1 e BRCA2 anche dopo il trattamento con carboplatino e Taxolo, anche per il mantenimento. E si stanno valutando varie combinazioni perché sicuramente i PARP inibitori in questo momento nel trattamento del carcinoma ovarico rappresentano, insieme al platino, ai farmaci a base di platino, una delle maggiori conquiste che sono state fatte. Si è parlato anche di bevacizumab e quindi della classe dei farmaci antiangiogenici. E anche su questo si sta valutando quali sono le combinazioni migliori per il trattamento, se appunto in combinazione con i PARP inibitori nel mantenimento della terapia, e quindi di valutare sia qual è la combinazione ottimale, sia qual è lo scheduling ottimale, cioè quale farmaco dare prima e quale dopo. Grazie. Ok, direi che se non ci sono altre questioni per la collega, possiamo di nuovo salutare la dottoressa Anna Bagnato. Grazie a voi dell'invito, grazie, è stato un piacevole incontro con gli studenti. È un piacere appunto partecipare a queste lezioni di AIR Campus, che la trovo una bellissima iniziativa.